Esercizio sul funzionamento del microscopio. Si vuole ingrandire un piccolo oggetto osservandolo al microscopio. L'oggetto viene posto su un vetrino a 10 mm di distanza dalla lente obiettivo che ha focale 6 mm. Le due lenti del microscopio, l'obiettivo e l'oculare, sono distanti 20 mm tra di loro. Calcola la focale dell'oculare sapendo che il microscopio fa apparire l'oggetto ingrandito di 15 volte rispetto alle sue dimensioni originali. Questo esercizio non è semplice, comunque se volete fare pausa, provate a risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, cominciamo subito dal disegno. Il microscopio è formato da queste due lenti, obiettivo oculare, distanti 20 mm tra di loro. Questo disegno è in scala e qui è rappresentato l'oggetto che si trova a 10 mm dalla lente obiettivo, quindi da qui a qui sono 10 mm. La focale della lente obiettivo è 6 mm, come indicato qua. Questo è il fuoco di sinistra e questo è il fuoco di destra. L'obiettivo restituisce una immagine reale dell'oggetto. Vedremo, che questa immagine si forma 15 mm dall'obiettivo e l'immagine, che si forma è questa H'. Un'immagine reale e capovolta che vedremo sarà grande, sarà ingrandita di una volta e mezza. Quindi già l'obiettivo fornisce un po' di ingrandimento, 1,5. Questo significa che l'oculare deve dare l'altro fattore 10. Perciò 1,5 di ingrandimento lo dà l'obiettivo, altri 10 lo dà l'oculare, quindi 1,5 per 10 avremo poi l'immagine complessiva ingrandita 15 volte. Perché l'oculare va a ingrandire di 10 volte l'immagine che già era ingrandita di una volta e mezza. Quindi l'oculare restituirà una immagine 10 volte più grande di questa. Infatti, l'immagine restituita dall'obiettivo diventa l'oggetto dell'oculare. Questo oggetto si troverà, lo vedremo, a 5 mm di distanza dall'oculare e noi dobbiamo calcolare la focale f' dell'oculare. Questa focale sarà leggermente superiore della distanza di questi 5 mm in modo tale che l'oculare si comporti da lente di ingrandimento. Sappiamo infatti che quando l'oggetto è posto a una distanza minore del fuoco, l'immagine risulta virtuale e dalla stessa parte dell'oggetto. Quindi l'immagine infatti si formerà a sinistra perché l'oggetto è a sinistra dell'oculare. Troveremo con i calcoli che la focale dell'oculare infatti è poco più di 5 mm, è 5 mm,5 periodico. Dunque, abbiamo detto che l'immagine virtuale sarà 10 volte più grande rispetto a questa immagine fornita dall'obiettivo e anche la distanza a cui si formerà dall'oculare sarà 10 volte più grande della posizione dell'oggetto, quindi l'oggetto sta a 5 mm e l'immagine sarà a 50 mm. Perciò una persona che guarda dall'oculare qui con l'occhio posto a destra, vede questi raggi divergenti e ha l'impressione che l'oggetto non sia così piccolo, ma sia più lontano, quindi si trovi a 50 mm di distanza e sia ingrandito rispetto all'oggetto vero di 15 volte. Inoltre, questa immagine virtuale risulterà capovolta rispetto all'oggetto. Questo perché l'oggetto attraverso l'obiettivo viene capovolto, ma poi l'oculare lascia l'immagine virtuale rivolta in basso come l'oggetto H'. Ora vediamo i calcoli. Qui ho scritto i dati inventando un'altezza dell'oggetto che non è necessario inventarla. Infatti questo dato non lo utilizzeremo. Cominciamo dalla prima parte che è l'immagine formata dall'obiettivo. Legge dei punti coniugati, formula dell'ingrandimento e definizione dell'ingrandimento. Le solite tre formule a sistema che sappiamo. L'unica incognita qui è Q, cioè la posizione in cui si forma l'immagine, che vedremo sarà 15 mm, la distanza fra l'obiettivo e l'immagine H'. Perciò possiamo lavorare sulla prima equazione e ricavare appunto Q, portando 1 su P dall'altra parte, minimo comune multiplo, e poi rovescio, perché questo è 1 su Q, a me serve Q, quindi rovescio questa frazione, il prodotto diviso la differenza. Ricordiamo che P e F valevano 10 mm e 6 mm, quindi il prodotto è questo, la differenza è 4 mm. Risultato, come detto poco fa, 15 mm. Questo è anche giusto perché noi sappiamo che quando l'oggetto si trova tra il fuoco e il doppio del fuoco, che si trova più a sinistra dell'oggetto, allora l'immagine risulta reale e si trova oltre il doppio del fuoco.
Con i numeri, il doppio del fuoco è 12 mm. L'oggetto si trova quindi fra 12 a sinistra mm e 6 mm, tra il fuoco e il doppio del fuoco. E infatti l'immagine si trova oltre i 12 mm, cioè oltre il doppio del fuoco, infatti è 15 mm. E quindi questo risultato potevamo aspettarcelo dall'inizio, che fosse maggiore di 12 mm. Calcoliamoci poi l'ingrandimento. Siccome abbiamo appena calcolato Q, 15 mm, lo dividiamo diviso P e fa 1,5, quindi già l'obiettivo ci ingrandisce il nostro oggetto di una volta e mezza. Perciò adesso passiamo all'oculare e richiediamo che l'ingrandimento sia 10 volte, così che una volta e mezza e poi 10 volte fa 15 volte, che è la richiesta del problema, un oggetto ingrandito 15 volte. Però attenzione, perché l'oculare funge da lente di ingrandimento, quindi questo ingrandimento, come sempre per le immagini virtuali, è negativo, quindi non devo scrivere 10, devo scrivere meno 10. Ricordiamo infatti che le immagini virtuali hanno tutto negativo, hanno la posizione negativa, infatti verrà meno 50 mm, hanno l'altezza negativa, infatti l'altezza è meno 10 volte questa, oppure meno 15 volte l'altezza dell'oggetto, quindi negativa. E poi hanno l'ingrandimento negativo, meno 10. Ora andiamo a vedere le incognite. L'incognita principale del problema è la focale dell'oculare, che ho chiamato F', la distanza tra il centro della lente e i fuochi. Ma nella prima equazione abbiamo anche Q' come incognita. Q' è la posizione in cui si forma l'immagine virtuale, posizione rispetto all'oculare, quindi Q' è questa distanza. Ma Q' la possiamo calcolare dalla seconda equazione. Facendo la formula inversa viene I' per P', quindi meno 10 per 5 mm. Perché P' è 5 mm? Perché ricordiamo che l'immagine fornita dall'obiettivo si formava a 15 cm dall'obiettivo e quindi a 5 cm dall'oculare, in quanto la distanza fra le due lenti era 20 cm. Se da qua all'immagine H' abbiamo 15 mm, allora dall'immagine H' all'oculare ne abbiamo 5 di mm. Questo è P', la distanza tra questa immagine che diventa oggetto rispetto all'oculare. Quindi P' è 5 mm e Q' è meno 10 per meno 50 mm. È questo che abbiamo detto prima. È la distanza a cui si forma l'immagine rispetto all'oculare, meno 50 mm. Ora che ho calcolato Q', lo vado a sostituire nella prima equazione per trovare la focale dell'oculare. Basta fare il minimo comune multiplo, quindi il prodotto sopra e sotto e la somma sopra, rovesciare, perché non vogliamo 1 su F', ma F'. Quindi invece della somma diviso il prodotto abbiamo il prodotto diviso la somma. E adesso conosciamo tutto, perché P' è 5 mm, Q' è meno 50 mm e perciò il prodotto ci fornisce meno 250 mm quadrati e la somma algebrica ci fornisce meno 45 mm. Quindi negativo il numeratore, negativo il denominatore, i meno vanno via e va via anche una unità di misura, perché sopra abbiamo millimetri quadrati e sotto millimetri, quindi rimane millimetri. E il valore 250 diviso 45 è 5,5 periodico. Giusto che sia così, perché è appena maggiore della posizione dell'oggetto, che era 5 mm. O che è lo stesso, possiamo dire che l'oggetto si trova appena prima del fuoco, cioè appena più vicino all'oculare rispetto al fuoco. E infatti è così, perché l'oggetto si trova qua a 5 mm dall'oculare e il fuoco si trova un pochino più distante, a 5 mm e mezzo praticamente. Siccome quindi la posizione dell'oggetto è più interna rispetto al fuoco, l'immagine è virtuale, poiché l'oculare si comporta da lente di ingrandimento quando P' è minore di F', quando l'oggetto è più vicino del fuoco. Ricordiamo che l'oculare, come lente di ingrandimento, non è una lente speciale, è una normalissima lente convergente, come era anche l'obiettivo. Quindi una lente convergente diventa lente di ingrandimento non perché è particolare, ma perché l'oggetto viene posto a una distanza minore del fuoco. Anche l'obiettivo può diventare lente di ingrandimento se l'oggetto, anziché oltre il fuoco, venisse messo a una distanza minore del fuoco.
Torniamo al sistema, quindi abbiamo trovato la focale dell'oculare, 5,5 periodi con millimetri, abbiamo trovato la posizione dell'immagine, meno 50 mm da questa parte qua, quindi dalla parte tra virgolette sbagliata, cioè dalla stessa parte dell'oggetto. E poi abbiamo l'ingrandimento che era meno 10, non ci importa sapere quanto è alta l'immagine, ci basta sapere che l'immagine virtuale è alta 10 volte H', ma a sua volta H' era una volta e mezza H, quindi 10 per 1,5 fa 15 H, cioè è venuta fuori un'immagine 15 volte più alta, rovesciata, ma più alta 15 volte dell'oggetto. Ora, per concludere, abbiamo svolto la parte numerica, svolgiamo adesso il disegno con tutti i raggi precisi. Cominciamo dall'oggetto, facciamo partire 3 raggi dalla punta dell'oggetto B. I soliti 3 raggi che sono quello parallelo all'asse ottico che arriva sul piano della lente, obiettivo che è questo, e poi passa per il fuoco. Poi abbiamo il secondo raggio che è quello che passa per il centro della lente che è questo, e poi prosegue indisturbato senza deviare. Poi abbiamo il terzo raggio che è quello che passa per il fuoco, arriva sul piano della lente e prosegue parallelo all'asse ottico. Questi 3 raggi si incontrano in questo punto, dove si forma l'immagine reale di questo oggetto. L'immagine, abbiamo detto, si comporta come oggetto per l'altra lente, per l'oculare. Quindi facciamo partire anche da H', anzi in particolare dalla punta della freccia B', facciamo partire 3 raggi. Il primo è quello parallelo all'asse ottico che arriva sul piano dell'oculare e passa per il fuoco F'. Il secondo raggio è quello che passa per il centro della lente oculare e procede indisturbato. Il terzo raggio è quello che passa per il fuoco dell'oculare F', quindi è questo raggio qua, passa per il fuoco e per la punta della freccia. Va sul piano dell'oculare e poi procede parallelo all'asse ottico. Questi 3 raggi, 1, 2 e 3, sono 3 raggi divergenti. L'occhio dell'osservatore sta qui a destra e ha l'impressione che questi 3 raggi che si allargano provengano tutti quanti da un unico punto che si trova qua, che si trova prolungando i raggi all'indietro, cioè bisogna tracciare i prolungamenti all'indietro dei 3 raggi divergenti. Sono questi prolungamenti all'indietro, si incontrano in questo punto che chiamiamo B', B'. E quindi è qua che si forma l'immagine virtuale. Ultima osservazione, io non so se i dati che ho inventato per fare questo esercizio sono ragionevoli. Per esempio, non so qual è la distanza fra le due lenti, ho inventato 20 mm. Non so qual è la distanza tra il vetrino con l'oggetto e l'obiettivo, ho inventato 10 mm. Non so neanche le focali, qui le focali sono 6 mm e la prima lente e 5,5 circa la seconda lente. Non so se sono ragionevoli questi valori, può darsi anche di no, però dal punto di vista didattico, del ragionamento, credo che l'esercizio sia comunque valido, anche se i valori inventati fossero poco ragionevoli.